Taranto ai tarantini rischia di divenire un refrain di questa campagna elettorale, molto più di uno slogan, molto meno di un proposito da realizzare, al di là delle buone intenzioni che pure lo sottendono. Cosa significa realmente questa espressione? Quali ragionamenti e previsioni cela concretamente? Quella di non essere ospiti in casa propria, come sovente accaduto nell'ultimo quarto di secolo di storia cittadina? Oppure l'idea retro di non aprirsi a contributi e professionalità che, nonostante l'atto di nascita esibito, fornirebbero comunque progetti e programmi in grado di farci compiere il tanto agognato salto di qualità? Tra i due quesiti non esiste alcuna soluzione di continuità. L'uno esclude l'altro nella semantica stessa che perseguono. Non si faccia di Taranto, per mere strumentalizzazioni elettoralistiche, la cartina di tornasole di un sovranismo isolazionista, l'ipotetico salto in avanti che rischia di portarci indietro. Taranto sarà dei tarantini quando questa città conterà fuori dai propri confini urbani, quando eleggerà un presidente della regione, quando offrirà uomini di governo al paese, quando avrà conquistato una reale autonomia universitaria, quando potrà contare su moderne relazioni industriali, su un sistema dell'informazione non assuefatto a strani personaggi in preda agli isterismi. È una questione di metodo e di merito. Perché Taranto sia dei tarantini questa volta, non basta solo Taranto.